Siamo riusciti finalmente a sottrarre il presidente Giampiero Sirusi all'abbraccio dei tifosi. Allora Giampiero, avete vinto anche voi la Coppa Italia. Non farmi la battuta. No, diciamo che è un risultato che non vi aspettavate all'inizio della stagione. No, ce l'aspettavamo assolutamente. Non, credevamo di incontrare una squadra fortissima che ci avesse massacrato, invece così non è stato. Addirittura abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e abbiamo, credo, meritato la partita. Poi naturalmente abbiamo subito un po' nella ripresa, però niente. Ma è stato il ritiro che ha funzionato? Cos'è che la squadra è partita molto bene? Era riposata, come mai? No, riposata proprio non credo, che ce li ho stressati da tutte le cause che abbiamo sempre in... Adesso prima partita cosa prevede? Prima partita che li riporto a Fondi, che è già tanto perché sicuramente farete un giro, un tour, sì, col bus scoperto esatto, per raccogliere tutti i cumbi degli inviti. Era la prima volta che superavamo il primo turno e vincere pure la Coppa è bellissimo per tutti. Quanti chili hai perso negli ultimi 10 minuti di partita? molti, sei quasi riconoscibile, diciamo. Volevo ringraziare tutti i ragazzi perché davvero, con tutti i problemi che abbiamo avuto quest'anno, sono davvero stati grandi, dai, diciamo, sia in campionato a finire così con tutti i problemi, sia in, con la vittoria della Coppa. Dai. Adesso per questa partitissima con la Torres, rende il pubblico le grandi occasioni. Fonni Torres, cioè qualche anno fa sarebbe stata fantacalcio. Impensabile proprio, dai. Adesso vediamo, la giochiamo anche quella, dai. Certo, ti chiedo per chiudere, vittoria dedicata a chi? A tutto il gruppo. Tutto il gruppo che ha lavorato e che ci ha portato qua, il mister e i dirigenti. Siamo un gruppo di ragazzi e ci siamo divertiti, diciamo, dai. Certo. Comunque complimenti a Fonni per la vittoria della Coppa Italia, ma direi anche perché ha dimostrato che poi in una finale si può ribaltare il pronostico e soprattutto si può vincere anche col cuore, con la determinazione. Quello è verissimo, è proprio così, dai. Benissimo, noi lasciamo il presidente Giampiero Sirusi ai brindisi di rito negli spogliatoi, speriamo che non ci sia anche il gavettone di vino, perché quello non toglie, non smacchia, diciamo. E ovviamente in bocca al lupo per la finalissima di Supercoppa con la Torres. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao.